Dal momento che porto gli occhiali mi fanno sempre due domande. La prima, quanto ti manca? E la seconda, perché non ti operi? Alla seconda domanda si risponde facilmente. Per operarsi agli occhi bisogna che la propria miopia o comunque il proprio problema sia fisso, sia stabile per un delta di tempo che dovrebbe essere o un anno o 2 anni. Non me lo ricordo e purtroppo non mi riguarda perché la mia miopia non è affatto stabile. Purtroppo peggiora, anzi ogni tanto peggiora di più, poi ritorna indietro, non si sa. Per rispondere alla seconda domanda, non lo so, non con precisione, perché in teoria mi mancano tipo 5 decimi. Poi l'astigmatismo peggiora tutto, quindi in realtà non so proprio quant'è di preciso. In teoria le diottrie delle mie lenti sono sui 4. E 25, 4 e mezzo, 4,75, non me lo ricordo, non me lo chiedete perché non me lo ricordo. Io vado lì e dal mio ottico di fiducia, lui ha la mia scheda, anzi lei, e fine della storia. Cosa vuol dire che mi mancano 5 decimi? Cioè, noi lo diciamo così, no? Con molta nonchalance, ma ci avete mai pensato a che vuol dire? E adesso ve lo spiego perché l'ho appena letto e voglio condividere con voi questa cosa che ho appena imparato. Allora, innanzitutto distinguiamo due cose. Una cosa sono i decimi e una cosa sono le diottrie. Delle diottrie parliamo dopo. I decimi riguardano principalmente il nostro occhio, ok? Ed è quella cosa che si misura quando stai sulla poltrona e l'oculista ti fa guardare, o l'ottico, perché penso che entrambi possono fare questo esame, non lo so. Comunque è, diciamo, il test che si utilizza per vedere fino a quanto vedi, cioè tu stai seduto, poi ti mettono pure quegli occhiali correttivi e vabbè, quelle poi sono cose di cui non voglio rientrare, e ti fanno guardare verso una tabella che si chiama tabella optometrica. Praticamente ti dicono cose tipo prima riga, seconda lettera, la vedi? Che lettera è questa? Che lettera è questa? Fino a che sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli, fino a che tu non cominci a non distinguere più le P dalle F e le F dalle E. E gli 8 dalle O e tutto il resto. Il numero che vedete, cioè se voi fate caso, no? Sulla tabella, sulla tavola, cioè, su ogni riga c'è scritto un valore. Quel numero dovrebbe essere in teoria il rapporto che c'è tra quanto vede il paziente e quanto è la normalità. Posto normale il 10, cioè 10 metri. A quanto vedi tu le cose? Ve lo dico in modo più facile perché mi sto incartando. Praticamente quando io dico mi mancano 5 decimi, vuol dire che ho 5 decimi, ok? Così come quando ti mancano 4 decimi, vuol dire che ne hai, scusami, 6, ok? Stavo pensando alla cosa al contrario, mi sto impicciando da sola, ma questi sono gli esami, anzi, l'ultimo esame. E che stavo dicendo? Che praticamente vuol dire che tu, ad esempio, nel mio caso, quello che una persona normale senza miopia vede bene a 10 metri, io lo vedo bene a 5 metri. Per questo una persona tipo mia sorella, che è una grande miope, e lei mi pare che le manchino o 9 o proprio 10, vuol dire, cioè 9 su 10, vuol dire che tu vedi quello che una persona vede normalmente a 10 metri, mia sorella lo vede a 1 metro o meno. Quindi non lo vede, praticamente è partito così. Detto questo, passiamo invece alla diottria, che è una cosa un pochino diversa, perché come dicevo prima riguarda un po' le lenti. Mentre i decimi sono una misurazione empirica che si fa, la diottria è una caratteristica specifica delle lenti ed è una caratteristica legata alla curvatura delle lenti. Ora, come sappiamo, noi abbiamo una lente naturale dentro il nostro occhio che è il cristallino. Questo cristallino viene mosso dai muscoli ciliali per fare in modo di mettere a fuoco le cose che noi guardiamo. Mettere a fuoco significa che i raggi che dalla luce sbattono contro l'oggetto e rimbalzano indietro verso di noi vengono convogliati dal cristallino alla retina in un certo modo, non entriamo nei dettagli, in modo che sulla retina l'oggetto che voi state guardando è a fuoco, poi la retina manda al nervo ottico, al cervello, eccetera, eccetera. Detto questo, la diottria è un qualcosa, una caratteristica, una misurazione che si fa che poi è utile per, diciamo, girarsi sugli occhiali. Bene, questo era veramente una pillolina, un brevissimo video che vi ho lanciato in faccia così perché ho letto questa cosa curiosissima. Non sono entrata troppo in dettaglio, magari se lo richiedete, se faccio un video di approfondimento, se volete aggiungere qualcosa, liberissimi. Non vi preoccupate che sto
continuando a pensare agli altri video che devo fare, però il problema è che sono veramente, veramente oberata di lavoro. Se mi seguite su Instagram sapete che più o meno sto sotto tesi, eccetera, quindi è un po' complicato. E comunque, come sempre, noi ci vediamo al prossimo video. Io sono Eliana e questo è To the Science and Beyond!